Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Racing Show. La settimana di gare si è chiusa con una grande polemica e in questa puntata ne parleremo. Iniziamo la puntata. Iniziamo parlando della Post Nord West Sweden, gara per donne elite, con l'incredibile squalifica di Marianne Vos. La Vos è stata protagonista nel finale con altre tre atlete, scatenata, ha sempre tirato, ha cercato la collaborazione delle altre che a volte non c'è stata e nel finale è riuscita a vincere nettamente battendo la Cordon Rago, la campionessa francese. La Vos si è presentata alle premiazioni e lì le è stato comunicato che sarebbe stata squalificata. Perché? Perché durante l'azione decisiva ha messo le braccia in posizione aerodinamica per 3,5 secondi, posizione vietata dall'UCI a partire dallo scorso anno. Ma in questo caso secondo me si poteva anche chiudere un occhio, anche perché il tempo in cui ha tenuto le braccia in quella posizione è stato veramente minimo, non ha tratto vantaggio e soprattutto non ha messo in pericolo nessuna delle altre atlete. Io credo che l'UCI debba ogni tanto cercare di essere più elastica in certe situazioni, perché si rischia poi di creare un precedente pericoloso. Io vorrei vedere, adesso questa gara non era sicuramente di primo piano, ma in una Liegi Baston Liegi, in un Giro delle Fiandre, se la Van Vleuten o la Longoborghini sono solo al comando per 3 secondi, mettono le braccia in quella posizione, cosa fanno? Squalificano queste ragazze? Non lo so, magari sì, perché a quanto pare vogliono essere fiscali e senza avere un minimo di margine di tolleranza. Questa cosa mi ha fatto veramente imbestialire. Anche la Cordon Rago sul primo gradino del podio è sembrata molto contrariata. La Vos invece ha accettato la squalifica senza fare polemica più di tanto, si è comportata da grande signora. Però per un appassionato che è, come me, che ha assistito alla corsa, è stata una grandissima delusione. Tra l'altro voglio collegarmi appunto all'UCI e a quanto si concentri, no, sulla sicurezza, parlando della seconda tappa della Vuelta a Burgos, dove un dosso posizionato a circa 900 metri dalla conclusione con il gruppo che arrivava da una leggera discesa a 70 all'ora ha procurato una caduta di proporzioni bibliche. C'era la Jumbo Visma in testa a tirare con Affini e Rosen, il terzo Decker ha perso il manubrio dalle mani, ovviamente per colpa del dosso, e ha causato così questa caduta assurda. In questo caso l'UCI evidentemente non si è preoccupata della sicurezza dei corridori, perché basterebbe mettere un ispettore lungo il percorso prima, già il giorno prima della gara, per poi comunicare la possibilità di cambiare il finale, perché un dosso posizionato in quel punto del percorso poteva provocare una caduta. Però hanno squalificato la povera Vos per aver messo per 3,5 secondi le braccia nella posizione aerodinamica. Io non so voi cosa ne pensate, io credo che il 99% degli appassionati sia d'accordo con me. È giusto far rispettare le regole, a mio avviso ci vuole un po' di elasticità in certi momenti e soprattutto un po' di buonsenso, concentrandosi magari sui veri problemi del ciclismo, i veri problemi che riguardano la sicurezza. In chiusura volevo ricordare ai giudici di gara che sarebbe opportuno comunicare la squalifica al corridore durante la gara e non prima della premiazione, perché il corridore che ha compiuto l'infrazione poi automaticamente va a falsare gli equilibri della corsa. Quindi se ha compiuto un'infrazione ed è giusto per il giudice squalificarlo, va squalificato subito. Quindi almeno nell'assurdità della cosa facciamo l'assurda fino in fondo, cioè squalifichiamo Marianne in questo caso prima che finisca la gara, anche perché ha portato davvero a spasso le altre tre. Se non fosse stato per il suo contributo la fuga non sarebbe mai arrivata.
Vuelta Burgos, abbiamo già parlato in precedenza di questa gara che viene fatta in preparazione della Vuelta España. La prima tappa se l'è aggiudicata Santiago Buitrago davanti a Ruben Guerrero e Tao Gegenhardt, poi quarto Jay Hindley e quinto il nostro Vincenzo Nibali, che si sta avvicinando piano piano nel modo migliore alla Vuelta. Seconda tappa, abbiamo parlato prima, vinta da Timo Rosen davanti ad Affini e Harper. La terza tappa è stata vinta dallo stagista francese Bastien Tronchon della Age Desert Citroën. Al secondo posto Pavel Sivakov, volata a 2. Terzo Valverde a 28 secondi. Poi quarta tappa, ancora uno stagista che vince, qui in questo caso abbiamo visto trionfare lo sloveno Matev Govekar della Bahrain Victorious davanti a Valentin Retailleau e Omer Goldstein. La quinta tappa invece se l'è aggiudicata Joao Almeida davanti a Miguel Angel Lopez e a Pavel Sivakov. La classifica generale va a Sivakov davanti all'Almeida, staccato di 35 secondi. Terzo Miguel Angel Lopez ha lo stesso tempo di Almeida, poi Rodriguez, Van Wilder, Guerrero. Primo degli italiani, Nibali all'11° posto. Passiamo al Giro di Polonia con il successo in classifica del corridore della Ineos Grenadier Ethan Ayter. Ma andiamo a vedere gli ordini d'arrivo delle tappe. Le prime due frazioni erano state vinte da Koija e Thyssen. Terza tappa se la giudica Sergio Higuita davanti a Peyo Bilbao e Quinten Hermans. Quarto Matteo Sobrero. Quarta tappa, ritorno al successo di Pascal Ackermann che vince davanti a Jordi Meus e al nostro Jonathan Milan. Abbiamo visto Milan buttarsi negli sprint di gruppo e fare ottimi risultati in questo Giro di Polonia. Quinta frazione al compagno di squadra di Milan, sicuramente è stato di grande aiuto per Bauhaus, che ha vinto davanti ad Arnaud Demar e a Niklas Arndt. Sesta frazione, cronometro individuale, vinta da Timen Arensman davanti a Magnus Sheffield e Ethan Ayter. Settima e ultima frazione, vittoria allo sprint di Arnaud Demar davanti a Olav Koij e Phil Bauhaus. Classifica generale che vede il successo quindi di Ethan Ayter davanti a Timen Arensman a 11 secondi, poi Peyo Bilbao a 18. Quarto posto per Matteo Sobrero. Al settimo posto invece si classifica Samuele Battistella e al nono Diego Ulissi. Sazka Tour in Repubblica Ceca, finalmente riesce a sbloccarsi Lorenzo Rota. Dopo tantissimi piazzamenti nei primi cinque, aveva sfiorato la vittoria anche in una tappa del Giro d'Italia, conquista una tappa e la classifica generale. Aveva vinto la seconda tappa grazie anche all'aiuto di Domenico Pozzovivo, che aveva chiuso terzo. Alla fine si porta a casa la classifica generale davanti ad Anton Charming, Kevin Colleoni e Filippo Zana. Passiamo alla Crono Squadre in Svezia, la West Sweden. Il sabato, il giorno prima del fattaccio che ha visto protagonista Marianne Vos, la cronosquadra se la giudica la Trek Segafredo, che ha percorso i 35,6 km la media di 47,537, non male. Al secondo posto il team SD Works a 38 secondi e al terzo il team DSM a 49 secondi. Tour of Leuven in Belgio e ritorno al successo di Victor Campenaerts, che batte in uno sprint a 2 Zdenek Stibar. Al terzo posto si aggiudica la volata del gruppo Alexander Kristoff. Primo tour dei Pirenei, breve corsa tappe per donne elite. Prima tappa, prima semitappa, cronosquadre di 27 km alla media dei 51,7 viene vinta dalla Team EF davanti alla Human Powered Health a 56 secondi e terza si classifica il Team B-Pink a 1 minuto e 31 secondi. La seconda semitappa viene vinta dalla Double Hickok Krista del team EF. Seconda frazione sempre ad appannaggio della Double Hickok. Terza frazione invece
grandissimo successo di Silvia Zanardi, lo scorso anno campionessa europea su strada Under 23, torna al successo e batte Coralie Demey e Morgane Coston. La classifica viene vinta dalla Double Hickok davanti a Eri Jonamin, Riccarda Barenflied e Greta Marturano al quarto posto. Su GCN Plus da domani al 14 agosto potrete vedere il Giro di Scandinavia, gara tappe per donne elite. Il 9 agosto Tour de l'Aisne. Il 10 la Eurometropole Tour. L'11 l'Arctic, dall'11 al 14 agosto l'Arctic Race of Norway. Il 14 la Polynormand. E dal 14 al 21 agosto campionati europei su strada, strada e crono. Grandissimo appuntamento da non perdere. Siamo arrivati alla conclusione di questo GCN Italia Racing Show. Se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!